intanto siamo qui nella redazione e nella segreteria della comunicazione del Terzo Polo, perché noi abbiamo una segreteria anche della comunicazione. Stavo dando un'occhiata alla stampa, alle cose che dice, tutto quasi bene, vabbè, salgono i contagi. Una nota stonata, il Mattino di Napoli. Il Mattino di Napoli, che potrebbe dedicarsi sicuramente ad articoli più interessanti, parla del terzo polo, anzi non parla del terzo polo, parla di me, quale seguace del Duce. Ho spiegato a chiare lettere in più occasioni che era una vicenda di circa 10 anni fa. La stampa prende sul serio questo e non prende sul serio l'attività politica di un gruppo umano, di persone che si è costituito in una lista elettorale importante, che non è episodica, è una lista elettorale che diventerà un partito politico, il Terzo Polo, che all'interno, al suo interno, racchiude una serie di movimenti importantissimi. Difendiamo i diritti, quindi parliamo dello stop alla violenza sulle donne, parliamo degli ex detenuti, quelle persone che da 10 anni a questa parte, qualcuno anche di più, gira per i quartieri più disagiati della città, facendo quello che dovrebbero fare le amministrazioni, quindi pulendo le giardini, le strade addirittura. Noi facciamo questo e abbiamo queste persone in lista con noi, abbiamo anche addirittura dei rappresentanti dei diritti LGBT, abbiamo il movimento ambientalista, il movimento verde, molto importante, di livello nazionale, abbiamo la Libertas che si è aggregata a noi, una parte della vecchia DC, diciamo, e soprattutto abbiamo la CMI, che 10 anni fa, Confederazione Movimenti Base, Nazione Napoletana Indipendente, tantissimi altri movimenti di ispirazione venivano 10 anni fa, quando io lasciai la destra la lasciai 10 anni fa. Il Mattino, la cosa più intelligente che trovo da scrivere e da dire sulla lista Terzo Polo, che probabilmente, anzi noi diciamo che per certi aspetti, Gino, li ringraziamo anche, no? Perché vuol dire che se si attenzionano e ci attenzionano, stiamo dando fastidio, qualcosa sta funzionando. Ci sarà qualcuno che si appellerà ancora, scriverà qualche scemenza su questa questione. Ho lasciato la destra 10 anni fa, senza rinnegare, attenzione, assolutamente il mio passato. L'articolo intriso di bugie, dove dice che io mi sono ritirato alle scorse amministrative, sciocchezza, bastava. Ecco, vedi, oggi fare il giornalista è veramente molto strano. Bastava andarsi a guardare i risultati mininterno.it, lo dico all'amico giornalista così impara come funziona. Io ho preso lo 0,9% personale, senza aver fatto neanche campagna elettorale. Nota dolente, la par condicio viene ancora una volta calpestata perché il Mattino, come qualche altra testata, dedica pagine intere ai candidati, io lo capisco anche per certi aspetti, a De Luca, a Caldoro, alla Ciarambino. E molto marginalmente si ricorda che esistono altre liste. La par condicio non dice questo, dice ben altre cose. Io vorrei invitare gli amici, i colleghi della testata, che tra l'altro è storica e quindi è veramente sgradevole vederla ridotta in questo stato, no? Che per vendere qualche copia in più deve titolare seguace del Duce al capo del Terzo Polo. È veramente sconvolgente. Sarebbe stato più giusto, probabilmente, mi permetto di dare qualche consiglio da vecchia penna, scrivere esiste il Terzo Polo, che è una novità, anche se a capo ci stava e io non l'avrei negato assolutamente. Detto questo, io spero che in futuro vogliano tutti e tutte le testate rispettare appunto quel principio legittimo di par condicio, dare lo spazio giusto, adeguato a tutte le testate e non appellarsi a queste sciocchezze, che è storia vecchia, veramente. Se avete bisogno ancora di questo per vendere qualche copia, me ne compro io 10 al giorno e vi salvo anche un pochino l'economia. Ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Terzo Polo sta andando avanti, oggi andiamo ai sorteggi e quindi sapremo anche che posizione occuperemo. Speriamo che dopo, se,
speriamo che usciamo per ultime, perché non voglia mai Dio dovessimo uscire per primi, questi mi fanno diventare Benito Mussolini se non Adolf Hitler. Quindi ragazzi, un po' di pazienza, questa è la stampa, purtroppo una parte di essa. Io faccio il giornalista da qualche anno e queste sciocchezze non le ho mai fatte, non mi sono mai appellato, non ho mai delegittimato nessuno. Buona giornata a tutti.